quelle che sono le nostre materie prime, i nostri prodotti. Come potete vedere ed immaginare, è stato un investimento e un'impresa abbastanza complessa. Difficile forse farlo intuire, però già da qualche cosa, da quello che abbiamo visto oggi, si può capire che è tutto automatizzato, tutto con regole molto precise, molto strette. Alcuni dati solo per farvi capire la complessità del progetto realizzato. Ci sono circa, nel magazzino che non si vede perché appunto è alla nostra sinistra, ci sono 18.000 posti, pallet, quindi possiamo stoccare fino a massimo 18.000 pallet per essere poi gestiti o distribuiti. Abbiamo un ponte tecnologico che avrete visto arrivando qui al polo logistico, che attraversa la strada pubblica che collega lo stabilimento di produzione con il magazzino. Questo ponte è completamente automatizzato e attraverso il ponte mandiamo le materie prime allo stabilimento di produzione, quindi la carta, la plastica, quello che ci serve per costruire gli imballaggi che poi trasformiamo, e nell'altro verso, dalla fabbrica, mandiamo i prodotti finiti verso il magazzino automatizzato che li riceve, li stocca e poi li distribuiamo. Altra cosa interessante da ricordare per capire la complessità è che abbiamo scelto un sistema molto particolare. L'atmosfera all'interno del magazzino automatizzato è del 15%, ossia l'ossigeno all'interno è quindi a livello del 15%, che significa che c'è una differenza notevole rispetto all'aria che noi respiriamo. Perché questa cosa è stato scelto come sistema antincendio? Il 15% è la soglia del non innesco, quindi a livello di sicurezza tutto quello che abbiamo realizzato è assolutamente innovativo e all'avanguardia, perché appunto siamo arrivati alla soglia di non rischiare un incendio, perché è impossibile con quel livello di ossigeno ridotto all'interno che l'incendio possa innescarsi. Questo ovviamente è importantissimo per l'azienda, per i clienti, per la comunità, e quindi è una cosa che secondo noi è assolutamente all'avanguardia e innovativa. Potete immaginare quindi con questi 3-4 dati che vi ho dato la complessità del progetto e della gestione. Aggiungo solo che è stato realizzato in soli 16 mesi. A qualcuno possono sembrare tanti, a noi sembrano pochi, onestamente, perché qui a maggio del 2017 c'era solamente un terreno di erba e basta. Abbiamo iniziato con il consolidamento del terreno, con tutta una serie di pilastri di consolidamento, un'opera estremamente complessa. Pensate che sono stati piantati oltre 200 pilastri nel sottosuolo per sostenere la parte del magazzino robotizzato, profondi fino a 34 metri, pensate cosa vuol dire. E nella parte invece questa anteriore dove ci troviamo oggi ce ne sono altri 250 fondi fino a 22 metri. Ultima cosa che vi dico, qui dentro avete visto prima che sono mossi bancari, abbiamo cercato di farvi intuire, capire come è la movimentazione. Escono appunto 65.000 bancari, e considerando anche tutto quello che mandiamo, come movimentiamo per mandarlo alla produzione, c'è un flusso di circa 150.000-160.000 palli per il movimento all'anno. Spero che con questi piccoli dati di aver fatto capire un po' la dimensione, la complessità del progetto realizzato. Adesso con molto piacere vorrei chiamare Cavalier Servini a dare il suo benvenuto a tutti quelli che sono venuti, quindi lo invito. È sicuramente l'amministratore della società, lo sanno, scusate, l'ho precisato, quindi è assolutamente il pilastro del sacrificio Bonanza, e tutto quello che vedete qui è stato seguito in prima persona anche da io. Sì, un saluto a voi tutti che siete qui presenti oggi. Sarebbe stato un troppo buono, un pilastro che abbiamo messo per consolidare. Io cerco di fare il mio dovere, come auspico che lo facciano tutti coloro che hanno una vita di lavoro presso di noi. Questo credo che sia la cosa più importante. Però per evitare improvvisazioni, evidentemente io ho cercato di mettere per iscritto questo saluto. Benvenuto alle autorità regionali,
persona dell'assessore della Giunta regionale, Roberto, il benvenuto almeno per il momento, perché altre persone dovranno arrivare, del signor sindaco Rinuccini e del vice sindaco Schiavone Martino, gli ospiti, i fornitori e le maestranze, tutte. Desidero appunto ringraziare per aver accettato il nostro invito e in particolare quanti arrivano da più lontano e che hanno viaggiato molte ore per essere presenti a questo nostro evento. L'inaugurazione di questo nuovo magazzino robotizzato e centro logistico integrato è un avvenimento carico di gioia e di emozioni che io e mio figlio Alessandro vogliamo condividere con tutti voi. L'accenno sulla qualità dell'opera l'avete sentito, molto succinto, ma che è veramente un'opera importante che darà certamente lo sviluppo necessario per un'azienda che vuole mandare avanti la continuità dello sviluppo. Io sono vecchio e voglio sempre portare delle date. Il 1925 è l'anno di fondazione del Segreto Vincio Corazza e quindi quest'anno compie 94 anni di attività. Io devo aggiungere ininterrotta sempre nel settore dell'imballaggio. Non ci sono esempi tanto longevi in Italia. Diciamo che almeno su questo siamo gli unici. Il 1964 è stato l'anno di svolta alla ricerca di agenti che potessero vendere il nostro prodotto in Italia, perché a quell'epoca si parlava dell'Italia. E uno di questi è il ragionier Carbonino Agostino, che è con noi dal 1964. Per noi a proporre i nostri prodotti in Austria. Non vedo Nabel Andrea. Unico esempio di longevità nel settore.
Oggi siamo qui per inaugurare questo moderno gioiello tecnologico. Lo abbiamo alla determinazione della nostra società verso lo sviluppo, all'organizzazione commerciale, ai nostri clienti che ci hanno confermato la loro fiducia e che anche in situazioni di mercato piuttosto difficili hanno continuato ad acquistare ed apprezzare i nostri prodotti. Siamo particolarmente grati alle passate e ancora più presente amministrazione comunale di Ponte San Nicolò, ora capo signor Sindaco Rinuncini e il vice sindaco Schiavon Martino, i due ex sindaci Schiavon Mariano e Gasparini Giovanni, che per aver dato ascolto alle nostre necessità nei momenti chiave della storia dell'azienda e per aver consentito con il loro supporto la presentazione di ciò che vedete oggi realizzato. Un ringraziamento, anche se non è ancora presente, al presidente attuale della provincia e al suo vice per l'assistenza ricevuta per la realizzazione del centro logistico e del magazzino robotizzato che stiamo inaugurando, perché anche per loro è stato determinante il giudizio e le licenze necessarie per realizzarlo. Un ringraziamento particolare ovviamente va alla Regione Veneto per il dottor Mancalco, che ha trovato il tempo di essere presente al nostro piccolo evento. Poi prenderà sicuramente la parola. Rivolgiamo un ordine speciale di ringraziamento anche al vescovo e dice il suo vicario, ecco, che l'anno scorso ha avuto il piacere di visitarci e che oggi per impedimenti non ha potuto partecipare e che ha mandato appunto Don Cagol, vicario del vescovo, per la benedizione che desideriamo dare a questo edificio. Un grazie di cuore a tutti i nostri dipendenti che ci hanno aiutato nella realizzazione di questo progetto altamente tecnologico e complesso. Senza di loro non ci saremmo mai riusciti. Sono stati 16 mesi, come diceva Alessandro, intensi e difficili, perché mentre il nuovo magazzino robotizzato il polo logistico venivano costruiti, nel frattempo lo stabilimento ha continuato a produrre anche con nuova tecnologia e implementazione di linee esistenti, proprio per portare avanti il concetto dello sviluppo. A dicembre del 2019 nuova tecnologia verrà applicata proprio nelle attività carta e attività plastica. Un anno quindi complesso che ha dimostrato l'enorme potenziale e valore di tutte le persone che lavorano presso il segno di vice. Ho quasi finito. Il percorso iniziato con questo ambizioso progetto non è ancora finito e ci saranno appunto nel corso dell'anno gli incrementi tecnologici che ho appena detto per aumentare la capacità produttiva e di conseguenza la potenzialità di vendita dell'azienda. Con l'occupazione quindi dovrà essere costantemente adeguata alle nuove necessità produttive per mantenere questo sviluppo che da tanti anni lavoriamo. La nostra formula vincente è lo spirito di squadra che ci sta creando in azienda sempre più e che si è creato con i nostri collaboratori esterni, distributori, agenti, maestranze e fornitori. Sono certo che questo clima di collaborazione e di fiducia che si è creato riuscirà a mantenersi e a rinnovarsi attraverso un continuo confronto e dialogo costruttivo fra tutti e potremo mettere a frutto tutti gli sforzi fatti fino ad ora per diventare una realtà europea significativa nel nostro settore e per garantire un futuro prospero per tutte le persone che lavorano per noi.
I nostri concetti sono: il cliente è al primo posto, l'azienda è al di sopra di tutto, la lealtà, la trasparenza e l'onestà pagano sempre. La motivazione e la gratificazione dei collaboratori sono la forza della nostra impresa. Dobbiamo essere leader per il tempo di tutti, che sono la prerogativa di assicurare dal 1964 a domani. Devo aggiungere poche parole per non andare. Ma all'epoca noi eravamo un'azienda che cercava uno spazio e l'abbiamo trovato appunto cercando di metterci nelle produzioni speciali, perché gli altri industriali andavano sui prodotti standard e quindi molto più di quantità. Beh, dobbiamo dire che dopo 50 anni quelle 7 erano sbagliate degli altri e la vincente è stata la nostra, con grande soddisfazione per noi che resistiamo a questo cammino. Per far bene le cose non basta l'intelligenza, ma dobbiamo metterci il cuore. Grazie ancora di essere presenti. Buongiorno a tutti. Devo ammettere una particolare emozione. Con qualcuno di voi ci siamo visti la posa della prima pietra e eravamo altrettanto emozionati. Oggi ancora di più, perché siamo arrivati alla conclusione dei tempi stabiliti, che era un po' la scommessa. Porto innanzitutto se voglio saluti da parte della mia comunità a tutti voi, in particolar modo, se mi è permesso, a chi qui ci lavora tutti i giorni, perché ci va bene, e so che è nel cuore, perché c'è sempre, voglio essere sempre appunto un pensiero particolare, delle maestranze. E ovviamente non voglio mancare di rispetto, sono tutte le comunità civili, militari e religiose, che oggi ci onorano della presenza qui a Monte San Nicolò. Se c'è tutto questo, vuol dire che siamo in un momento storico. E allora, mi è già stato detto molto sulla storia, e però mi preme così forse mettere una particolare attenzione in un passaggio. Il passaggio che questa immagine è l'immagine di Roncaglia, per chi magari non ha conoscenza del nostro territorio. Qui siamo nella statale, quella che vedete è la statale, e questa era la prima fabbrica, dietro lì la vedete la chiesa, qui c'è il cuore, questa era la strada, via Piale. Quando ero bambino c'era una mura, c'erano dei rotoloni enormi, no? E poi noi non avevamo le campane e c'era la sirena, il corazzo che scandiva i templi di Monte San Nicolò di Roncaglia, di buona parte del territorio. E quindi questo è il ricordo di un'azienda che è cresciuta. E come dicevo bene, ringrazio della presenza, e i miei predecessori hanno avuto la lungimiranza insieme all'azienda di guardare avanti, perché amministrare oggi, ma quando questo vale per noi, ma vale per l'imprenditore, è doveroso, è obbligatorio guardare avanti. E il merito va a voi, guardo Maria Semin, guardo Maria Ocelon, guardo Giovanni Gasparin, che avete avuto la lungimiranza di guardare avanti, di questo vi ringraziamo. Mi preme anche salutare, oltre ai sindaci, miei precisori, ci sono anche sindaci, questo anche l'edificio nazionale di Palazzo, ma internazionale. Questa mattina, casualmente, ma forse tutto è sempre quasi, ci sono anche i sindaci, gli amministratori dei nostri comuni sorellati. Il comune di Cré, c'è la consigliera del comune di Cré in Francia. Una volta ho trovato un cane in Francia, perché mi dico che c'è un'azienda che lavorate, quindi fatali fa. C'è il comune di Dobra, Colonia, la sindaca, che ringrazio per la presenza. C'è il comune di Medvode, Slovenia, ringrazio il sindaco e il sindaco della presenza, e ci sono anche amici di Nitta, della Germania. Ed è testimonianza che questo non è nazionale ma internazionale. E quindi ecco, ringrazio anche loro perché ci piacciono una loro presenza. Volevo raccontare questo merito, ma
cerco di chiudere, il passaggio storico su questo edificio. E cosa è stata? È stata una scommessa che ha superato quello che succede, di solito c'è la burocrazia, no? Ci sono, c'è l'economia, ci sono i soldi, tutti questi elementi purtroppo indispensabili perché questo edificio andasse avanti, ma non era sufficiente, perché in quel momento non era sufficiente questo, era necessario, indispensabile, una stretta di mano. L'ho detto anche forse l'altra volta, ma lo ripeto perché ho visto altri ospiti, ma ci tengo molto. A un certo punto nel tavolo della giunta si è seduto il cavaliere Sabin, il sindaco, il vice sindaco, l'architetto Canova, i suoi collaboratori e i collaboratori del comune. Se ci fossimo fermati, soprattutto l'azienda, all'aspetto, come dire, burocratico e ai tempi previsti, certezza, non saremmo qui. Perché noi dovevamo per forza cominciare gli ordini relativi alla costruzione di questo edificio senza avere il permesso. Allora potete immaginare, ma non parliamo di un ordine della spesa, milioni di euro, una scommessa, e la scommessa si poteva vincere solo con un guardarsi negli occhi e con una stretta di mano di impegno reciproco. Ho sempre detto, il rischio maggiore è evidente, il rischio degli imprenditori, va, il rischio delle imprese, ma ci voleva la lealtà e l'impegno ovviamente anche della polizia. E c'era questa opportunità storica, questo superammortamento, no? E quello è stato quello che ha dato. Ecco, quella mattina, Ponte San Nicolò nella sala giunta, è accaduta, secondo me, quello che ci deve rendere orgogliosi di essere un popolo che deve guardare avanti. L'Italia ha questa fortuna in più, che oltre a tutti i suoi difetti, ha la fortuna che ci sono ancora uomini straordinari, e lo dico quanto il cavaliere Sabin, che hanno questa lungimiranza, guardano avanti, oltre tutti i limiti. Il nostro dovere era quello, come amministrazione, di sostenere questa audacia, questo coraggio imprenditoriale e dall'altra parte il sostegno della politica, quindi davvero anche la presenza del senatore, storia anziana del Senato, dell'assessore regionale Mancato e del vicepresidente Ottavo della provincia, sono proprio testimonianza che si può fare questo. Quindi vi guardo e dico, lavoriamo perché con questa persona dobbiamo fare il massimo. Mi avvio alla conclusione. Per me, personalmente, io devo dire grazie ovviamente a Martino Schiavon, perché poi il sindaco fa bella figura, ma chi lavora sono gli assessori e sono gli uffici, e c'è una giunta che ha creduto in questo, perché poi mercoledì sono andato in giunta e ho detto, ragazzi, siamo sicuri, siete pronti a votare, perché poi dovremo votare, quindi siamo impegnati. E la giunta, tutti che sono detto se ci siamo. Siamo andati al consiglio comunale e abbiamo votato il consiglio comunale. Ci sono dei passaggi che hai sempre paura che qualcosa mi sia andato male, un passaggio e un consiglio che fosse stato convocato in tempo utile, tutto questo meccanismo non sarebbe accaduto. Scusate questa, se mi sono dilungato, ma ci tengo perché è successo questo. E quindi siamo arrivati, insomma, questo sono fantastico. Concludo. Loro hanno posto le radici in questa comunità. Questa comunità, quando si trova un terreno fertile, su questo terreno fertile è cresciuta questa grande azienda. Questa grande azienda che con un albero ha restituito con la sua ombra, con il suo ossigeno, ha dato lavoro, ha dato ricchezza alla nostra comunità. E allora, così, ci permettiamo in maniera molto semplice di farvi un dono, un piccolo dono. Ma è un dono che vuole essere simbolico per dire quanto voi, azienda Corazza, siete ormai avete delle radici profonde nella nostra comunità, ma quanto l'orgoglio è quello che mi permette di farvi. Io sono alla fine del mio mandato, dei miei 10 anni, quindi oggi forse ancora più orgoglio che siamo arrivati alla fine.
insieme, e questo piccolo dono è simbolo di queste radici profonde, ma con l'augurio che possiate crescere come cresce una quercia in un giardino che è quello di Ponte San Nicolò. Grazie, buona continuazione. Questo è il simbolo ufficiale, come vedete, del Senato della Repubblica Italiana. Noi di solito lo diamo ai capi di Stato quando vengono in visita. Oggi lo diamo a un imprenditore
per il bene comune, non per il bene personale, per il bene comune, per il bene che credo si crede. Quale sia la forza del Veneto,
siamo un popolo straordinario, orgoglioso, e la gente come voi, con questa passione, dimostra ancora una volta che possiamo essere competitivi nel mondo rispettando gli altri e dando agli altri lavoro, competitività e qualità. Davvero, a nome mio, della Giunta regionale e del Presidente Zaia, grazie e buon lavoro. E anche cristiani. Ecco, c'è anche qui presente poi il parroco di Rio, Don Paolo, che so che ogni due volte all'anno viene anche a condividere con voi un momento di preghiera prima di Pasqua e prima di Natale. Ecco, forse non tutti siamo proprio credenti fino in fondo, però ecco, mi permetto proprio di dire che questa benedizione vuole essere proprio lo sguardo benedicente, benevolo di Dio, del Signore Gesù, su tutti coloro che qui lavorano, a partire dal Cavaliere, a partire da Alessandro e poi da tutti voi. Ecco. La benedizione potremmo anche interpretarla come il fatto che Dio dice bene di noi e che quindi ci invita a continuare a fare bene. Ecco, ciascuno poi partecipa con la sua fede, quella che sente di avere o di non avere, ecco, ma noi ci mettiamo proprio tutta la nostra fede e convinzione che Dio guarda a queste opere come un frutto buono della terra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo. O Dio, il cui Figlio ha riscattato e condiviso la condizione dell'uomo che lavora, associandolo all'opera della salvezza, confortaci con la tua benedizione, perché sia riconosciuta la dignità della fatica quotidiana e ognuno di noi, valorizzando le risorse del creato, collabori alla promozione del bene comune e della famiglia umana. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dio, Padre di bontà, che ha reso ogni uomo responsabile del suo prossimo, perché il fratello aiuti il fratello, manifesti la sua benevolenza a quanti lavorano in questo luogo e a tutti coloro che vi entreranno. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti voi che qui operate, lavorate, su tutti voi che qui arrivate e partite, e con voi rimanga sempre. Amen. Grazie a tutti.